mercato e la scelta spesso è condizionata dalle mode. Per cui se non avete le idee chiare, come la bambina, abbiamo fatto un giro per voi alla 47esima esposizione internazionale canina di Padova. Come si fa a decidere qual è il cane adatto? Ogni razza ha una propria caratteristica. Un cane tenace, forte, non ha paura di nulla, orgoglioso e anche un po' permaloso. In America c'è anche un monumento al Central Park di questa razza, perché è il cane che ha portato il vaccino della difterite, col capo cordata di questa slitta che veniva trainata, si chiamava Bolton. Una delle razze da pastore più rare, ti dicono che sia il pastore più potente al mondo. Questo è un Akita Inu, il cane dei giapponesi, il simbolo del Giappone, il cane dei samurai. È un cane che ha una grande storia, il cane degli imperatori Ming, lo chiamavano il piccolo Buddha, nell'Ottocento era molto di moda alla corte inglese con la regina Vittoria. Si chiama Bobtail, è un cane da pastore inglese. Questa particolarità di avere tutto questo mantello, molte persone chiedono: ma come ci fa a vedere con tutto il pelo sugli occhi? Ci vede benissimo. A decidere qual è il cane adatto a te. Tu cosa vuoi? Un cane sportivo per andare a fare delle belle passeggiate? Ovvio, non ti devi prendere un cane che ama la poltrona e non ha nessuna voglia di camminare. Ti devi